participio futuro è una forma nominale del verbo che presenta due caratteristiche fondamentali: ha valore attivo ed esprime un'azione che si svolge dopo quella espressa dal verbo reggente. Vediamo innanzitutto come si forma il participio futuro. Dal paradigma del verbo, in questo caso laudo, laudare, prima coniugazione, isolo il supino, stacco la desinenza e ottengo il tema del supino laudat. A questo unisco le desinenze urus, ura, urum per il singolare e avrò quindi laudaturus, laudatura, laudaturum. Per formare il corrispondente plurale basterà aggiungere desinenze uri, ure, ura. Otterremo pertanto laudaturi, laudature, laudatura. Il participio futuro si declina come un aggettivo della prima classe a tre uscite, segue la prima e la seconda declinazione. Come traduciamo laudaturus? Che tipo di azione può indicare il participio futuro? Possiamo tradurre laudaturus con la frase che loderà. Il participio futuro indica semplicemente come il futuro un'azione posteriore che si svolgerà dopo quella della principale o reggente. Ma posso tradurre laudaturus con la perifrasi che sta per lodare, che è sul punto di lodare. In questo caso il participio futuro indica un'azione imminente che avrà luogo di lì a breve. Laudaturus può significare anche che ha intenzione di lodare, per cui il participio futuro esprime un'azione che si ha intenzione di compiere, esprime quindi propositi, desideri, volontà, progetti. Infine, posso tradurre laudaturus con la perifrasi che è destinato a lodare. Il participio futuro esprime in questo caso l'idea della predestinazione, ossia di un evento o di un'azione che è destinata a compiersi nel futuro.